Benvenuta al sindaco di Pontirolo Nuovo. Come mai avete deciso di adottare lo sportello telematico? Qual è stato il percorso in comune che avete condiviso con il comune di Faragera d'Adda e quale sarà il risultato finale di questo percorso di digitalizzazione? Come mai abbiamo deciso? Perché ho deciso perché partecipando ad altre presentazioni di sportello telematico mi sono resa conto dell'importanza di questo strumento per noi e anche per i nostri cittadini. Attraverso Globo ho avuto le informazioni necessarie per poter accedere a questo sportello e per poterlo avere all'interno del nostro ente, costi, modalità, eccetera. Poi per una questione anche di ottimizzazione dei costi e anche delle informazioni ho chiesto al Comune di Fara se voleva con noi fare questo percorso. Il sindaco di Fara è stato felice di questa cosa, ne abbiamo parlato e abbiamo condiviso insieme questo percorso. Percorso che ha portato, noi avevamo già all'interno dell'ente, dalle precedenti amministrazioni, l'utilizzo del sistema Globo per la parte edilizia e SUAP e siamo andate nella direzione di completare come primo passaggio dello sportello polifunzionale appunto la parte di edilizia privata e pubblica e il SUAP. La presentazione di oggi porta proprio a questo, cioè all'implementazione ormai completa almeno di queste due, di questo sportello. Intanto abbiamo attivato anche, coinvolto gli uffici, informate le persone, condivise con i dipendenti dell'ente, sto parlando di Pontirolo ma mi risulta che anche Fara abbia fatto la stessa cosa, stiamo portando avanti la possibilità di implementare in tutti gli uffici lo sportello polifunzionale. Dobbiamo ancora decidere da quale partire, ma diciamo che nel giro di 3-4 mesi vorrei arrivare ad aver completato e implementato lo sportello polifunzionale in tutto l'ente. Questo è un passaggio importante perché permetterà ai cittadini, alle imprese, ai liberi professionisti di accedere H24 alle funzioni dell'ente e nello stesso tempo a noi di avere tutte le funzioni più strutturate con delle normative puntuali, le istanze presentate con una modalità comune, eccetera, eccetera. Questo un domani potrebbe anche permettere di sfruttare magari non è il termine giusto, ma comunque una collaborazione tra i vari uffici, anche se non Pontirolo e Fara, perché insieme si ha una stessa modalità di utilizzo e della modulistica e delle regole che vengono impartite non certo né da Pontirolo né da Fara, ma dall'amministrazione centrale, dallo Stato, eccetera, eccetera. Per cui l'insieme di queste cose mi ha portato a pensare che questo sportello polifunzionale fosse una cosa buona e importante per il nostro ente, anche se piccolo, rispetto ad altri comuni, e così stiamo lavorando. Abbiamo iniziato l'anno scorso, Globo lo utilizzavamo già per la parte tecnica, ma comunque l'abbiamo completato e adesso andiamo avanti con la razionalizzazione all'interno degli uffici. Stiamo muovendo i primi passi e veramente conto entro i primi mesi dell'anno di completare questo processo.